E parte da Massa Lubrense, terminerà il tour a Milano, Fashion Victim, artistica provocazione di Max Papeschi. Vediamo. Un museo d'arte a cielo aperto per le vie di Massa Lubrense e i manifesti provocatori dell'artista contemporaneo Max Papeschi. 60 poster digitali riproducono un corpo nudo di donna col volto scarnificato, un enorme marchio la sovrasta e i colori richiamano la simbologia nazista. È Fashion Victim, dal marcato tono ironico, e una dichiarata critica alla società attuale. Artista provocatorio e dissacratore delle più famose icone pop della società moderna, il suo linguaggio politicamente scorretto cita la vita americana e la rivela nei suoi orrori in maniera ironicamente realistica. Dal Topolino nazista al Ronald McDonald macellaio, le icone cult perdono il loro effetto tranquillizzante per trasformarsi in un incubo collettivo. Good Morning Project, curata da Francesca Pollio, è l'operazione artistica che coinvolge la cittadina costiera della Campania. Prossime tappe: Napoli, Torino e Milano. Ho creato questa iniziativa per offrire un momento di spiazzamento, un momento di riflessione, soprattutto per i giovani, affinché siano più protagonisti della vita sociale e non spettatori passivi.